Ciao Giorgio, ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati al Tech delle 5. Come stai, caro Giorgio? Ciao Peppe, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Come sto? Dai, sto bene. Guarda, sono contento che stanno arrivando le belle giornate, che comunque, sai, zona arancione, zona gialla, finalmente possiamo uscire. Perché non so se te l'ho detto, ma al mio compleanno mi hanno regalato il Tello, presente il drone. Il drone, e ce l'ho qui e non ho ancora avuto modo di provarlo, quindi provarlo fuori, ok, esatto, ma in casa non l'hai fatto volare? Sì, un pochino, però guarda, non tantissimo, perché appunto voglio provarlo fuori per bene, fare qualche foto. In casa, chiaro, sai cosa ho provato? Ho provato questo, il caccacottero. È un drone a forma di cacca. Ok. Perché ho ricevuto insieme al appunto al Tello anche questo qui. Oh, questo qui è fenomenale, Giuseppe. Non lo accendo in live perché fa un casino assurdo. Ok. Però lo accendi e vola, e vola proprio. E vola bene. E poi gli metti la mano sotto e spicca di nuovo il volo, capito, quando sta per atterrare. Fantastico. Per gli amici che non ci stanno guardando in live, ma ci ascoltano in podcast, è una emoji di cacchina con eliche, quindi è un caccacottero, non avrei saputo definirlo meglio, cioè mi sembra il nome suo. Bene, sì, anche io sono felicissimo che finalmente zona gialla, anche se qui a Milano la zona gialla l'abbiamo aperta con diluvi universali tutta la settimana, eccetera, che proprio per me è stato particolarmente divertente, perché avendo preso il cane comunque ho iniziato a portarlo in giro e quindi tipo giorno 2, anzi giorno 3 forse, fango dappertutto sul pelo e quindi pulirlo, però va bene, è molto molto bello. Senti, oggi parliamo di giochi difficili, perché tu hai pubblicato la recensione di Returnal, che è, correggimi se sbaglio, una delle prime esclusive per PlayStation 5, ed è uno del genere roguelike, giusto? Esatto, infatti il tema di oggi è proprio spinto da quella recensione lì. Questa settimana, sai, per portare a termine la recensione, non ti nascondo che ho giocato tantissimo. Poi le ore che ho dedicato le potevo dedicare solo di notte. Okay. E quindi, sai, mi sono messo, mentre giocavo, mi sorgeva questa domanda. Dicevo, questo gioco è molto bello, è divertente, tutto quello che vuoi, però perché è così difficile? Perché è così difficile? Ma questa domanda me la sono fatta spesso, ma diciamo che con Returnal sono arrivato a un punto di esasperazione. Okay. Perché per quanto io abbia capito perché è così difficile, nel senso, ora non voglio spaventare i nostri ascoltatori, è comunque un videogioco, uno sparatutto molto frenetico, in cui se sei un minimo, diciamo, abile in questo genere di giochi, lo porti a termine, okay? Ora non voglio spaventare l'utenza, però è un gioco che ha delle dinamiche molto punitive. Okay. Perché se spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori cos'è un roguelike. Bravissimo, esatto. Vai tu. Eccolo, piccola... Vai, cerchiamo di non dilungarci troppo. Allora, i roguelike sono quei giochi in cui solitamente hai un obiettivo. Tu parti da un punto A e tu devi arrivare al punto B. Okay. Questo punto B, il percorso che ti fa raggiungere il punto B, viene generato casualmente ogni volta che inizi una partita, ok? La cosa che contraddistingue questo genere è che se nel percorso verso B tu muori, perdi tutto quello che hai collezionato. E ricominci dall'inizio. Però ci sono ovviamente roguelike e roguelike, ognuno ha delle sue regole. Sì, tendenzialmente possiamo dire che perdi molto spesso delle cose che hai accumulato nel livello, ma ne mantieni altre che sblocchi mano a mano, tendenzialmente, no? Sì, sì. Okay. Allora, ciò che mantieni in realtà è l'abilità tua, personale, ok? Sì. Quella è ciò che mantieni soprattutto nei roguelike. Però ci sono molti, diciamo, esponenti dove tu mantieni dei punti esperienza che poi quando rientri in partita la volta successiva sei più forte. E quindi ti è sempre più facile ogni volta che muori. Ecco, in Returnal non c'è questa cosa. Perché tu perdi davvero tutto. Cioè perdi... perdi punti esperienza, perdi l'arma che hai guadagnato, perdi tutto. E ricominci con la pistola. Senza nulla. Perché i mostri, bene o male, rimangono sempre con la stessa potenza, quindi non c'è un incremento, diciamo, delle statistiche, appunto, incrementale. Ok, quindi non mantieni nulla, non c'è nulla che sblocchi, cioè allora, ogni volta una nuova partita, no? In realtà mantieni solamente il cosiddetto equipaggiamento permanente. Ok. Che cosa è? Fondamentalmente ci sono degli oggetti che tu guadagni quando raggiungi determinati obiettivi della storia, ovvero... Okay.
ti faccio un esempio senza fare spoiler, il rampino. Mm-hmm. Tu, okay, quando inizi il gioco vedi degli appigli e tu dici come cavolo ci arrivo lì sopra. Mm-hmm. Semplicemente quando vai avanti guadagni il rampino. Okay. Quando muori il rampino lo mantieni. Okay. Però se trovi una carabina bella che spara bene e ha dei potenziamenti che ti piacciono, se muori quella carabina non la trovi la perdi, più. Certo. La perdi. Vabbè, quello è un po' un grande classico. Poi la cosa che comunque mi hai detto dei rampini eccetera mi fa pensare che quindi è anche un po' di quel genere di giochi che c'hai delle aree che puoi esplorare solo successivamente, mezzo Metroidvania, anche se non è proprio il cioè nel senso no, non proprio visto che non è esattamente 2D. Vabbè, no, non no, vorrei ci sta, allora, no ci sta come diciamo come ragionamento, però diciamo che in Returnal quelle cose lì, quei potenziamenti che ottieni ti servono più che altro per le scorciatoie, cioè okay, raggiungere un altro punto. Mm-hmm. Che appunto non potevi raggiungere prima facilmente, quel rampino ti servirà per appunto accorciare i tempi. Ok, chiaro, chiaro. Il fatto non... qual... Sì, non proprio come perché alla fine la componente esplorativa è collegata al potenziamento del tuo personaggio. Quindi okay, se tu puoi arrivare al boss pure, diciamo, velocemente, relativamente mm-hmm, velocemente, però devi senza sempre fare il giro, sì, ma devi fare sempre il giro delle stanze per recuperare i potenziamenti, se no non okay, ce la fai. Chiaro. Il problema qual è? Che se muori al boss, tu ritorni al punto all'inizio e quindi ti devi rifare tutte le stanze per prendere i potenziamenti. E questa cosa, per quanto ho capito che fa parte del genere, ma è una cosa che personalmente è molto frustrante. Cioè ti vedi proprio ore di gioco perse nel vuoto perché magari per un errore che ok hai fatto tu, però il gioco è veramente punitivo, Giuseppe, veramente okay, punitivo. Se tu sbagli te la fa pagare, te la fa pagare tutta. Ok, ok. Beh, diciamo che cioè, non so quanto sia una questione... Io non l'ho ancora giocato, Returnal, però non so quanto sia una questione di gusti personali e quanto sia effettivamente questo in particolare, perché tipo io un gioco in cui sono chiuso tantissimo è stato Hades, come lo volete chiamare, che anche lì ricominci dall'inizio, poi lì ci sono delle meccaniche di progressione abbastanza più marcate da quello che mi stai dicendo in confronto a Returnal. Io mi sono divertito un sacco a quello, cioè quello è punitivo fino a un certo punto, nel senso che è più difficile sbagliare per un errore, cioè nel senso se muori molto spesso è perché non sei ancora abbastanza potente, cioè non sei ancora abbastanza forte, però lì io mi sono divertito un sacco, nonostante sia difficilino, non difficilissimo, ho fatto due run, cioè ho vinto due run, poi l'ho abbandonato perché non c'avevo più voglia. Guarda, Hades, no, hai fatto un'ottima osservazione. Hades però è molto intelligente, nel senso l'algoritmo che c'è dietro non ti fa percepire la ripetitività, perché sì, ogni volta che muori, a parte che si aggiungono nuove cose della storia, e poi silenziosamente, comunque appunto ti aggiunge così tante cose che ti sembra sempre un gioco nuovo, e quella è la forza di quel gioco, mentre in Returnal questa cosa non è così forte come Hades. Ecco perché Hades è un roguelike fantastico, e infatti è uno dei roguelike che secondo me piacerebbe anche a chi questo genere non lo digerisce, perché è fatto benissimo. Sì. Hades, facciamo due parole di introduzione per chi non lo conoscesse. È questo gioco in cui tu impersoni il figlio del re degli inferi, che adesso non mi ricordo come si chiama. Zangreus, il figlio di Ade, comunque, che deve scappare dall'inferno per andare a trovare sua madre, che non diciamo chi sia perché è un piccolissimo spoiler anche, ed è tutto basato sulla mitologia greca sostanzialmente, quindi sono tutti personaggi, da Ade a così via, sono tutti personaggi insomma un po' conosciuti. È molto molto bello, anche lì devi fare infinite run per accumulare, per sbloccare potenziamenti, accumulare nuove abilità, anche nuove armi e così via, ma la cosa particolare, come diceva Giorgio, è che mano a mano che vai avanti si sbloccano delle nuove battute, nuove interazioni tra i personaggi, e quindi a poco ricostruisci tutto l'universo narrativo che c'è dietro. Veramente molto molto bello, cioè tanta tanta roba. Sì, ma si sbloccano anche nuove armi, tante nuove possibilità, tanti nuovi potenziamenti, e il gioco ti sembra sempre nuovo, e questa è la forza di quel gioco lì. Sì. Ritornando al discorso della difficoltà, allora, non so tu, però io sono una persona che è cresciuta nelle sale giochi, ok? Sì. Dove i cabinati avevano una difficoltà, erano impostati di base alla difficoltà massima. Certo. O quasi. Perché? Perché ti dovevano spingere a spendere.
esatto, a inserire gettoni, e mia madre me ne comprava sempre uno al giorno, quindi non è che potevo andare avanti, non potevo concedermi, diciamo, il lusso di sbagliare, perché se sbagliavo, certo, ciao, era finita, sì, la partita. Sì, sì, sì. Quindi sono nato anch'io nell'epoca dove i videogiochi erano difficili, ma anche se ritorniamo alla PlayStation 1, comunque alle passate generazioni, i giochi erano più difficili di ora. Assolutamente, sì, ma... erano proprio infinitamente. Io ti dico solo una cosa molto rapida. Io di recente, te l'avevo già detto, ho giocato a Mario World, che è molto bello, che ha tutta una serie di dinamiche che non c'erano nei Mario precedenti, tra cui quella di volare, tra virgolette, con il mantello, con il, sì, quel mantello che tu indossi, fa un po' da paracadute, e quindi ti fa, tu ti muovi e salti. In Mario, per la prima volta forse nella saga di Mario, in Mario World, ci sono delle spiegazioni, ci sono dei punti esclamativi che tu colpisci e ti danno delle spiegazioni. Per capire come volare c'erano tipo due righe e io non capivo assolutamente come dovessi farlo, sono andato a guardarmi il tutorial su YouTube per capire come muovermi e ho proprio pensato, questo gioco qui, se fosse uscito oggi, per farti capire come volare avresti un tutorial di 4 ore per capire come devi muoverti per spostarti, mentre lì erano due righe di spiegazione ed era già tanto che te le avevano date queste due righe. Sì, ma appunto, vai, prima i giochi erano difficili anche perché erano poco leggibili e poco chiari, mm-hmm, oppure magari non c'erano le minimappe, non c'erano i segnali che ti dicevano dove andare, queste, sì, cose mancavano prima, invece ora forse ce ne sono un po' troppe. Vero. Cosa percepisco quando la difficoltà non mi va bene? Percepisco proprio delle meccaniche proprio artificiali, sai, che senti proprio un modo di aumentare la difficoltà che non è naturale. Okay. Ti faccio un esempio. Vai. Un esempio. Hai presente Souls-like, quindi giochi, sì, come Dark Souls, che hanno un po' riportato in auge questo concetto della difficoltà nei videogiochi, dove non ti dice tutto, non ti dice, anzi, ti dice proprio il minimo indispensabile, quindi te la devi cavare tu. Poco tempo dopo Dark Souls uscì un Souls-like di nome The Surge, che è praticamente molto simile a Dark Souls come gameplay più o meno, ma è ambientato nel futuro. Per chi conosce il genere sa che Dark Souls è un gioco in cui tu uccidi nemici, guadagni punti esperienza. Questi punti esperienza, se tu perdi la partita, se ti uccidono, questi punti esperienza li lasci a terra. Riparti dal checkpoint e devi andare a recuperarli quei punti esperienza, perché li troverai nel punto in cui sei morto. Okay. Se nel percorso che ti porta appunto a quei punti esperienza ti uccidono, quei punti esperienza li perdi. Okay. Li hai persi. Okay. Questa meccanica è già punitiva di per sé. Sì, okay. La frustrazione per quando giocavo Hollow Knight perdevo tutti i soldi per questo motivo qui. Scusa, vai avanti. No, ma ci sta, perché comunque altri titoli l'hanno recuperata questa meccanica, che ripeto, già di per sé è punitiva. È una punizione. Sei morto? Hai perso punti esperienza. Ti diamo l'opportunità di recuperarli, ma se rimuori, li hai persi per sempre. Sì. The Surge riprende questa meccanica. Perfetto, identica. Però aggiunge un'altra cosa. Muori, perdi punti esperienza, li lasci a terra, resuscita al punto di controllo, devi andarla a riprendere, ma non solo se muori li hai persi per sempre, ma è anche un tempo limite. Entro un tot non riesci a recuperare i punti, quei punti si dissolvono. Allora dico, perché? Cioè, è già di per sé complicata questa meccanica. Un livello di sfida, appunto, normale, perché a me piacciono molto i giochi in cui hanno un singolo livello di difficoltà, ok? Mi va bene. Sono d'accordo. Non so, poi magari mi dici... Sì, ne parliamo, vai. Perché in un livello di sfida normale mi aggiunge anche questa cosa qua? C'è già la meccanica punitiva. E perché me ne metti un'altra ancora? Capito? È questo che mi dà fastidio. Nel senso, perché rendere ancora più difficile una cosa che è già una punizione? Sì, beh, capisco bene. No, io vorrei parlare invece del discorso che stavi dicendo dei giochi a difficoltà singola. Io sono assolutamente d'accordo. Io faccio sempre un sacco di fatica a decidere la difficoltà iniziale nei giochi in cui ti chiede a che difficoltà vuoi giocarli, perché a me piacciono le sfide, a me piace essere sfidato dal videogioco, cioè mi piace proprio sbatterci la testa e guadagnare sia esperienza in gioco che abilità personale per riuscire ad evolvere, però non voglio essere io a decidere quanto devo frustrarmi, vorrei che fosse una scelta fatta a monte. Adesso
io di recente, di giochi in cui ho scelto la difficoltà, ne ho giocati due, che sono uno Cyberpunk 2077, che ho giocato a la difficoltà non massima, ma quella un pizzico sotto. Ok. E poi Horizon Zero Dawn, che ho giocato non a normale, ma a difficile, ma non tipo ultra difficile, quindi quello un pelino sopra il normale, perché tendenzialmente mi piace essere un po' più sfidato dal gioco rispetto alla storia normale, però non voglio neanche perderci la vita, perché comunque molto spesso mi interessa anche la trama, mi interessa evolvere, e soprattutto non c'ho tutto questo tempo da dedicare ai videogiochi, devo ottimizzare i tempi. In entrambi i giochi, mettici anche che ero un po' arrugginito, sono morto parecchie volte, Horizon Zero Dawn anche di più di Cyberpunk, nonostante la difficoltà non fosse quella massima, eccetera. Però quanto mi piace quando prendi quei giochi, magari quelli un po' più indie, quelli fatti da sviluppatori un po' più, cioè meno attenti a tutte queste dinamiche, semplicemente che hanno fatto il loro prodotto e ti dicono tiè, questo è il gioco, giocatelo, arriva dall'inizio alla fine. Non so se tu hai la stessa percezione o... Sì, la stessa cosa. Ho detto, adoro i videogiochi appunto che hanno un singolo livello di sfida, come uh-huh. appunto hai detto benissimo tu. E quando c'è la selezione della difficoltà, scelgo sempre il normale. Ok. Sono rari i casi in cui scelgo un livello di sfida più alto. Okay. Sai, se magari sento qualche collega, qualche amico uh-huh. che mi dice guarda, non fare normale che è troppo facile, scegli okay. difficile, lo faccio. Uh-huh. Mi ricordo ancora Kingdom Hearts 3, uh-huh. il livello di difficoltà normale è troppo facile e infatti okay. il gioco a livello difficile è molto più bello, ma per un semplice fatto che alcune dinamiche del sistema di combattimento non vengono valorizzate a livello di difficoltà normale, rischi okay. di non utilizzarle proprio, e quindi il gioco lì c'è un problema proprio di sviluppo, nel senso certo. che non l'hanno bilanciato bene. Mm-hmm. E quindi lì scelgo difficile perché magari il sistema di combattimento riesce a splendere meglio. Certo, chiaro. Ecco, una cosa che... No, vai. Una cosa che devo dire invece ho apprezzato di Horizon, perché mi sono andato a leggere cosa cambiava nelle varie modalità di difficoltà, perché non c'avevo voglia di frustrarmi, quindi dopo averlo scelto, tanto lo puoi cambiare in gioco, sono andato a vedere e non cambia effettivamente le dinamiche con il nemico, nel senso gli attacchi che ti fanno, che ricevi, sono tutti sempre gli stessi. Cambia un po' il moltiplicatore quando ci sono i danni elementali, se non ricordo male, quindi fai più danni se sfrutti le debolezze, e cambia la percentuale di vita che ricarichi con le erbe medicinali. Quindi, cioè, tendenzialmente, secondo me, non è neanche troppo più difficile, perché alla fine è molto bilanciato, cioè funziona bene come sistema. Vai, continua, scusa, ti ho interrotto. No, figurati. Fondamentalmente è la stessa cosa che, diciamo, hai detto tu. A me piace quando il prodotto, mm-hmm. come te lo fornisce lo sviluppatore, così lo voglio godere. Quindi la difficoltà normale credo sia quella verso cui si sono impegnati di più, perché certo. appunto è il livello di sfida principale. Tutto il sì. resto è un modificatore che, mm-hmm. insomma... non mi interessa più di tanto, okay? Ok? Lo faccio solo se il gioco è effettivamente migliore. Ok. Appunto il discorso Kingdom Hearts. Senti, visto che la puntata l'abbiamo intitolata Giochi difficili e dove trovarli, tu che giochi molto più di me, dammi tre titoli difficili che ti hanno davvero fatto arrabbiare. Senti, pensandoci, chi mi ha fatto veramente arrabbiare è stato Cuphead. Ok, mamma mia, Cuphead, mamma mia. No, allora, quel gioco è bellissimo da vedere. Fantastico. Ogni volta che ci siamo radunati, cioè l'abbiamo sempre messo, sai, che ne so, si mettono due persone a giocare e gli altri guardano, perché sì, è proprio sì. un gioco bellissimo da vedere, sì. è bellissimo, però è troppo difficile, veramente ti viene la nausea. Mamma perché mia. È difficile, troppi proiettili, troppe cose, madonna mia la testa. Troppe cose a cui stare attenti. Io non l'ho ancora finito, io ci sto giocando con un amico che adesso non è più a Milano e siamo arrivati al penultimo boss, al diavolo, quello che c'ha diversi
che poi devi affrontare tanti mini boss prima di arrivare a lui. Arriviamo sempre al diavolo, ma ogni volta moriamo. Quindi, no, no, scusami, non il diavolo, il diavolo è l'ultimo, è il Mr. Dado, Mr. Dice, ah, quello, okay, Mr. quello Dice. Subito precedente, scusami. Facciamo una breve introduzione per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Cuphead è un gioco del 2017, mi dice Wikipedia, che è molto particolare da un punto di vista estetico perché sembra esattamente un cartone animato degli anni 30, quindi immaginatevi quella grafica un po' Disney, è veramente bellissimo ed è un gioco in cui tendenzialmente, a parte alcuni livelli che sono un po' più platform, sono delle continue sfide con boss, quindi la difficoltà sta nel capire gli attacchi del boss e capire come evitarli. Si gioca anche da solo, ma in due è particolarmente bello, secondo me, ed è veramente difficile. Cioè, io davvero ci ho giocato tanto, tanto, tanto e non sono ancora riuscito a finirlo, anche perché poi è il classico gioco che sta tantissimo nella reattività, nel modo in cui ti muovi, e secondo me ti viene molto meglio se riesci a giocarci per tante ore di fila o comunque tanti giorni di fila. Cioè, nel momento in cui con l'amico con cui ci stavo giocando ti ritrovi dopo 3 mesi, ti sei praticamente dimenticato come ci si muove, quindi devi quasi ricominciare dall'inizio come abilità. Quindi su Cuphead ti appoggio tantissimo. Poi sì, altri giochi difficili? Devi allenare la memoria muscolare. Esatto. È tutto lì. Ti devi mettere, devi giocare, morire in continuazione. Se non ti piace quel genere lì, purtroppo la bellezza dell'estetica, che ripeto è qualcosa di meraviglioso. Sì. Vabbè, altri giochi ti direi sicuramente metto i Souls-like, ovvero Dark Souls, Bloodborne, ma soprattutto Sekiro. Sekiro, ad esempio, è un videogioco che, anche se molto difficile, però lì premia veramente l'abilità. Nel senso, se tu diventi bravo a combattere, lì è tutto nel sistema di combattimento e nella reattività. Se tu diventi bravo a combattere, batti tutti, cioè non ti ferma nessuno. È molto difficile, ripeto, è molto difficile imparare il sistema di combattimento di Sekiro, ma lì effettivamente viene premiata l'abilità tantissimo. Okay. Perché a differenza di un Dark Souls, dove appunto c'è un sistema di potenziamento incrementale, dove tu guadagni esperienza e aumenti le statistiche, in Sekiro in realtà non ti potenzi numericamente. Sì, ci sono delle cose che ti rendono un po' più forte, ma non più di tanto. Più che altro ti aggiungono più possibilità di approccio, più abilità che puoi ritenere utili o come no. Ok, chiaro. Che altri giochi? Ti direi proprio Returnal, è inutile, quel gioco mi ha fatto veramente arrabbiare, perché, ripeto, ciò che non mi piace nei videogiochi difficili sono le punizioni ingiustificate, cioè troppe punizioni, troppi pochi, ad esempio non mettere tanti punti di controllo, cioè metterne pochissimi, ti fa perdere tante tante ore di gioco, che secondo me non serve, cioè è solo una punizione esagerata, e quindi Non lo gradisco, non mi piace. Chiaro. Beh, io ti devo dire che, a proposito sempre di roguelike, ti dico questo e poi andiamo a chiudere che è tardi. Di recente ho abbandonato Dead Cells, che è bellissimo. L'ho abbandonato sinceramente non perché fosse troppo frustrante, ma perché avevo iniziato a giocare anche altro. E quindi mi sono un po' perso la mano. E devo dire che quello lì è abbastanza challenging come gioco. Secondo me, specialmente alcuni boss mi sono sembrati abbastanza difficili, anche perché, essendo appunto un roguelike, succede che tu arrivi a un boss e per arrivarci ti sei fatto tipo 1000 livelli, hai ucciso 1000 persone, e arrivi davanti a questo boss che tendenzialmente non sai neanche come si comporta, quindi è molto verosimile che ti uccida la prima volta, e quindi poi ripartire dall'inizio. Mi pare che fossero 7 boss, forse qualcosa del genere, non è importante, io mi ero fermato comunque 2 prima della fine, e ho detto ci tornerò prima o poi, però vediamo. Va bene, dai, direi che possiamo andare a chiudere. Raccomandazioni finali sono sempre le stesse: lasciateci le recensioni su Apple Podcast, perché ci aiutano a crescere, a dare visibilità al podcast, ma ci fa anche piacere
leggerle, sapere cosa ne pensate. Veniteci a trovare sui social network, siamo dappertutto, su Facebook, gruppo chiuso Smart World Family Official, dove potete dirci quali sono i videogiochi più difficili che avete giocato. E vi dico anche, seguiteci su Instagram e nelle stories, perché tendenzialmente prima della puntata facciamo delle domande per interagire con il podcast, quindi se vi va raccogliamo i vostri spunti. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie Giorgio, ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend.